In questi ultimi anni si è sempre di più diffusa l'idea di andare ad aprire un conto corrente alle poste. Questo perché molti vedono le poste come più affidabili delle banche. Le poste vengono viste grazie al servizio postale, cioè al fatto di andare a pagare una bolletta, come un qualcosa di garantito, di familiare, mi verrebbe da dire. Oltretutto, ultimamente, negli ultimi anni, le poste italiane danno la possibilità di aprire dei servizi assicurativi. Appena vai lì a pagare, ti chiedono se vuoi fare la nuova scheda telefonica, ti propongono anche servizi finanziari, anche se in realtà devi sapere che quando la posta ti concede un finanziamento, i soldi non te li sta dando la posta. Posta si deve sempre appoggiare ad un istituto di credito bancario. Questa è la prima caratteristica di cui devi essere consapevole. E poi c'è il marchio, no? Un marchio di qualità, Poste Italiane, possiamo definirlo così. Quindi sempre più persone si rivolgono alle poste per affidare i propri risparmi, acquistare dei BTP, dei buoni fruttiferi postali, qualsiasi tipo di servizi finanziari o anche solo aprire un libretto, un classico libretto, un conto corrente. Quindi questi strumenti sono sicuri oppure no? Proviamo a dare una risposta all'interno di questo video. Come al solito, l'invito è quello di iscriverti a questo canale per rimanere sempre aggiornato. Insomma, se ritieni di tuo interesse le tematiche che vado ad affrontare nelle quattro sezioni che puoi vedere all'interno di questo canale. Quindi, la prima differenza l'abbiamo già detta, no? Le poste non sono una banca. È proprio, sono due cose diverse. La posta non è dotata di riserve minime di liquidità, non è dotata di un patrimonio come è obbligata a fare una banca. E il conto corrente, così arriviamo subito al dunque, del BancoPosta non è garantito dal fondo interbancario, ok? Quindi non rientra nel bail-in. Nel momento in cui dovesse succedere qualcosa alle poste, devi sapere che BancoPosta non rientra nel fondo interbancario di tutela dei depositi. Perché? Perché non è una banca. Il bail-in, per chi non lo sapesse, è quello strumento che è stato inventato, ok, di cui abbiamo parlato tante volte all'interno di questo canale. Appunto, vai a vedere gli altri video in relazione al conto corrente più sicuro, temi di questo genere che ho affrontato all'interno di questo canale. Bene, il bail-in è quello strumento che ti garantirebbe, nel momento in cui tu hai i soldi in un conto corrente di una banca sotto i 100.000 euro, i tuoi soldi nel caso in cui la banca dovesse saltare, non dovesse farcela, dovesse fallire. I tuoi soldi sono garantiti da questo fondo. Bene, le poste non rientrano in questa garanzia perché non sono una banca. E quindi ti starei chiedendo: ma il bail-in non si applica solo nel conto corrente oppure si applica nei prodotti di deposito di risparmio che offre il BancoPosta sul libretto, per esempio? Non si applica, non si applica. Questi strumenti qui non sono garantiti. Perché non sono garantiti? Perché si dà per scontato che dietro ci sia lo Stato. Cioè, i libretti di risparmio postale e i buoni fruttiferi postali sono garantiti dallo Stato. Quindi dovrebbe andare in malora, essere in difficoltà, dovrebbe succedere un putiferio allo Stato italiano per non essere garantiti. Ok? E per quanto riguarda le polizze a vita? Beh, per quanto riguarda le polizze a vita, bisogna vedere di che polizze a vita stiamo parlando. Se stiamo parlando di polizze a vita appartenenti al ramo 1, cioè quelle destinate ad un, si direbbe tecnicamente, profilo basso di rischio, bene, quelle lì sono garantite. Se invece hai un alto profilo di rischio, che dovrebbe essere il ramo 3, correggetemi per gli esperti qui in basso, commentatemi. Quelle lì non sono garantite, perché? Perché hanno un livello di rischio più elevato, vuol dire che tu a casa non vuoi solamente portare e tenere sicuri i tuoi risparmi, ma ci vuoi portare a casa un piccolo profitto e quindi ti assumi una responsabilità maggiore. Spero di essere stato chiaro. Conto corrente, libretto postale, tutti i prodotti di deposito sul conto corrente, bla bla bla, buoni fruttiferi postali, non sono garantiti dal fondo interbancario di tutela dei depositi. Dietro c'è lo Stato, la posta non è una banca, garantisce lo Stato, eventuali investimenti ve li garantisce lo Stato, quindi dovrebbe succedere qualcosa allo Stato italiano e se succede qualcosa allo Stato italiano, chiaramente voi ci andreste a perdere dei soldi. Questo era quello che ti dovevo dire all'interno di questo video, ci vediamo al prossimo video. Come al solito iscriviti. Ciao!